Mike Quincy, canalizzazione del sé superiore, 4 dicembre 2020, traduzione Marina. I problemi che avete incontrato con il Covid-19 sono tutt'altro che finiti e causano altri problemi senza una fine in vista. La perdita di posti di lavoro è in aumento e le prospettive future sembrano cupe e ogni giorno sempre più aziende falliscono. È un sintomo dei tempi in cui vivete e della necessità di eliminare ciò che non avrà più utilità nella nuova era. Per quanto riguarda le elezioni negli Stati Uniti, sembra che verranno fornite prove che dimostreranno che è stata commessa una frode per impedire a Trump di vincere. C'è tutto il tempo per fornire le prove, ma l'esito non può essere predeterminato. Molte questioni incompiute stanno emergendo per essere completate e in generale è un po' come la pulizia della casa. Le energie negative vengono portate in superficie per essere affrontate e cancellate una volta per tutte. Ricordate che le energie stanno aumentando e inevitabilmente arriveranno a un punto in cui non sosterranno più quelle inferiori. Questo vale anche per tutte le anime e solo quelle che sono pronte ascenderanno. Se tenete gli occhi sul vostro obiettivo ed evitate di essere coinvolti in azioni negative, avrete certamente successo. In mezzo a tutti questi sconvolgimenti, dovete chiaramente mantenere la calma e la mente equilibrata, senza farvi distogliere l'attenzione dal vostro piano per l'ascensione. Non ci si aspetta che la razza umana progredisca senza un aiuto e un certo numero di esseri interessati attendono un'opportunità per aiutarvi sulla vostra strada verso il successo. Ed è diventato ammissibile da quando avete dimostrato di essere pronti passando il marcatore. Tali esseri provengono da vibrazioni molto più elevate e guardano indietro per dare una mano a coloro che li seguono. L'egoismo non esiste a livelli così alti e l'aiuto è sempre a portata di mano da parte loro, se ne avete bisogno. Gli operatori di luce sono già ad un livello più alto e tra coloro che liberamente e prontamente offrono i loro servizi agli altri. La necessità di dare aiuto agli altri non è mai stata così urgente, poiché molti sono completamente confusi e non hanno idea di cosa stia succedendo per causare così tanti problemi. Per loro il futuro appare tetro e pochi hanno idea di dove portino gli eventi attuali. In realtà il futuro è pieno di promesse che consentono a tutte queste esperienze sconvolgenti di essere vista nel loro vero contesto, come necessarie per far nascere il nuovo. Dal momento che il tempo continua ad accelerare, le cose stanno accadendo più velocemente del normale. Quindi si può essere certi che è cominciata una nuova alba che porterà molta speranza e promessa di tempi migliori. Se solo poteste vedere il vero potenziale, non avreste alcuna preoccupazione per il futuro. È meraviglioso oltre ogni immaginazione e anche appropriato per coloro che ne hanno una visione così positiva. Attualmente state vivendo un periodo storico a cui si farà riferimento anche in futuro. Sono esperienze irripetibili che lasceranno il segno su chiunque abbia vissuto questi momenti. Ricordate che siete stati scelti per essere presenti, perché si sapeva che avevate l'esperienza per contribuire alla luce e non sareste stati sopraffatti dai compiti che vi attendevano. Ci vuole un'anima di carattere forte per resistere alle energie inferiori senza essere tirata giù da esse. Coloro che sono chiamati a raccogliere la sfida hanno già sufficiente esperienza per gestirle con successo e continuare il loro cammino di luce. Sono da applaudire per la loro natura impavida e la loro determinazione a superare le sfide indenni.
Non c'è niente di meglio dell'esperienza per affrontare le sfide più difficili. Abbiate fede e non aspettatevi troppo e troppo presto, perché tutto arriverà a tempo debito. I piani per il futuro sono già stati stabiliti e certamente eleveranno le cupe e pessimistiche previsioni per riportare la luce nelle vostre vite. In realtà pochissimi in questa fase hanno idea di cosa ci aspetta, ma state certi che sarà di vostro gradimento. Avete raggiunto la parte difficile passando il marcatore e gran parte del vecchio ha superato il punto di essere utile. Invece coloro che guidano e pianificano il vostro futuro hanno tracciato un percorso che vi porterà all'ascensione. È lì per ogni anima che cerca e trova il suo cammino, e nulla impedirà loro di raggiungere le vibrazioni più elevate e di lasciarsi alle spalle l'oscurità. Al momento vi trovate in una posizione difficile, come se foste in un labirinto, e non avete ancora trovato la via d'uscita. Eppure, c'è sempre qualcuno in un punto più alto che può sorvolare sul labirinto e aiutarvi. È la posizione in cui vi troviamo e stiamo facendo del nostro meglio per aiutarvi. Le autorità spesso usano una mazza per rompere una noce e tendono a fare le cose su larga scala per garantire il loro successo nel controllo delle questioni. Tuttavia la verità non è mai lontana e alcuni mettono giustamente in dubbio la necessità di controlli così severi. Ma a un livello più alto, la situazione viene usata per evidenziare le carenze del vostro precedente modo di vivere. Si sta diffondendo davanti a voi. Noi crediamo che saranno le persone a decidere il risultato, lasciandole libere, così, di trovare la propria direzione nel futuro. Dopotutto, è l'energia della razza umana che sta creando i cambiamenti che indicheranno il vostro cammino verso il futuro. La negatività sarà lentamente superata dai livelli sempre crescenti di luce, che alla fine lascerà qualcosa di meno alle spalle. Il futuro è pieno di meraviglia, bellezza e incanto che porterà un livello di pace non sperimentato da eoni di tempo. Vi lascio con amore e benedizioni e possa la luce illuminare i vostri giorni e il vostro cammino verso il completamento. Questo messaggio arriva attraverso il mio sé superiore, il mio sé divino. E ogni anima ha la stessa connessione con Dio. In amore e luce. Mike Quincy. Traduzione e voce Marina.